I migranti si godono il sole seduti sul muretto e siamo a Eraclea a Mare, residence Le Mimose, vicino a Venezia. È così dal 9 giugno e siamo al 9 ottobre. Sono passati 4 mesi, nulla è cambiato, anzi la situazione sta peggiorando. Direi che è assolutamente peggiorata la situazione, prima di tutto perché non è cambiato nulla. Degrado, abbandono, proprietari stanchi e arrabbiati, migranti delusi e lasciati al loro destino. Anzi, è tutto peggiorato perché adesso c'è l'anarchia assoluta. Non si riesce a capire chi li gestisce e come vengono gestiti, perché sono qua, come vedi, sono allo sbando. Abbandonati. Abbandonati a se stessi, protestano. Sono qui da 4 mesi ormai, non ho documenti, il cibo non è buono e non ho più vestiti. No good clothes. Dopo 4 mesi di tensioni e proteste, promesse non mantenute e accordi non rispettati, siamo tornati a Eraclea, a Residence Le Mimose. Il bilancio è dei peggiori. Immondizia nei giardinetti, immondizia nelle scale, via vai incredibile, litigi. Soprattutto ultimamente sono cresciute anche litigi. Poco e male, pare che questi comunque mangino. Poco e male, comunque sono alloggiati. Quindi probabilmente vengono incassate delle somme. Questi ragazzi sono abbandonati a se stessi in questo momento. Sì, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, come vedi non c'è nessun responsabile della cooperativa o chi per esso che è qui, chi dà una mano, che li gestisce, vedi, sono seduti lì, abbandonati. Occuparsi dei profughi la cooperativa Solaris di Carpi, che dopo le mancanze dimostrate quest'estate, ora rischia di perdere la gestione della struttura. Così ci risponde il suo presidente al telefono. Ovviamente, sai, da parte nostra, riparare quelle mancanze che ci sono state nella vecchia gestione. Alle Mimose di Eraclea il fronte ormai è comune. Da una parte ci sono 30 proprietari di case di villeggiatura che hanno trascorso un'estate da incubo, dall'altra 60 appartamenti dove sono ospitati 250 profughi che adesso sono scesi a 135. Ragazzi che non hanno altra via d'uscita che aspettare. Voglio ritornare alla Eraclea. Dica. E dico a tutti gli italiani che credono in questa accoglienza e che pensano che le ONLUS siano la soluzione di tutti i mali, vi sta bene e vi auguro che vi arrivino 30, 40... Marcato, sai cosa fanno le ONLUS nel mondo? Casa vostra. Ma ti rendi conto? A cuo, andiamo a dire a Crea, andiamo a Crea.